È morto mentre si trovava in un centro massaggi di via Giuseppe Meoni a Prato e ora la procura vuol far luce sul decesso, anche se al momento l'ipotesi prevalente è quella del malore per cause naturali. Il sostituto procuratore Valentina Cosci ha comunque aperto un fascicolo di inchiesta e ha affidato l'incarico per l'esame autoptico al medico legale. La vittima è un fotografo 49enne residente a Impruneta e i fatti risalgono al primo pomeriggio di venerdì scorso. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, che intanto hanno sequestrato il centro massaggi Perla, dove è accaduta la tragedia. Secondo quanto ricostruito, l'uomo era nel locale, gestito da un cittadino cinese, per una seduta di massaggi. A un certo punto avrebbe accusato un malore che non gli ha lasciato scampo. La dipendente del centro, che era presente in quel momento, ha subito dato l'allarme, ma purtroppo è stato inutile l'intervento dei soccorritori del 118, che hanno poi avvertito i carabinieri. La vittima, secondo quanto appreso dagli stessi familiari, soffriva di una malattia cardiaca e proprio il giorno stesso della tragedia si sarebbe sottoposto ad una visita. Una volta accertata la natura del malore, l'inchiesta dei carabinieri dovrà chiarire se all'interno del centro venissero offerte prestazioni di altro tipo. I primi riscontri non hanno fatto emergere irregolarità sia per quanto riguarda le licenze, sia sulla posizione lavorativa della dipendente che era presente quando il 49enne si è sentito male.